Per Udinese Channel il piacere e la fortuna di poter scambiare due chiacchiere sul calcio di oggi, ma anche sul calcio che è stato, con uno che ha vissuto probabilmente gli anni più belli della Serie A in Italia. Moreno Ferrario, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Intanto grazie a voi perché comunque è un piacere essere a Udinese Channel perché comunque per me l'Udinese è sempre stata e sempre da che giocavo fino a adesso che la seguo è una società importante, è una società organizzata, è una buonissima società. È un posto dove oltretutto a me piace tantissimo, quindi sono contento che voi mi abbiate dato questa opportunità di fare un'intervista con voi, sperando di poter dire qualcosa che possa essere utile. Ma quello sicuramente, dall'alto della sua esperienza, Ferrario ha collezionato le presenze nel nostro massimo campionato negli anni più belli del calcio di casa nostra. Possiamo affermarlo guardando anche l'attualità? Anche se adesso si dice sempre quello che è stato, mai è stato, o comunque non è più bello di adesso, io credo di sì, anche perché c'era un rapporto con la stessa gente diversa, noi non facevamo allenamenti a porte chiuse, noi al massimo andavamo in ritiro, però eravamo sempre a contatto con la gente. Io credo che sotto questo profilo sicuramente era un calcio migliore. Poi il gioco, non co io credo che i paragoni siano difficili perché ognuno vive la sua epoca. Anche a livello strettamente tecnico e tattico, però obiettivamente c'erano calciatori veramente in ogni squadra che potevano fare la differenza in qualsiasi momento. Secondo me c'era un po' più di equilibrio, nel senso che c'erano quelli bravi, quelli i fenomeni, uno che ho avuto la fortuna di avere io, e un po' l'Udinese perché Zico non era tanto inferiore, poi c'erano quelli bravissimi, c'erano dei valori. Io ero considerato giustamente un giocatore normale. Adesso tutti sono considerati fenomeni, i fenomeni sono 50, quelli i grandi giocatori sono 300, quelli scarsi non ce n'è. Cioè io credo che sia proprio una questione, il calcio è andato avanti, ci mancherebbe. Però secondo me è proprio una questione nostra, cioè di mentalità che è sbagliato. Quindi io credo che non era meglio, non era peggio, non era cosa, però a livello di qualità di giocatori, almeno italiani, perché le squadre erano tutte italiane. La nazionale italiana aveva la scelta. Infatti io non io, faccio il caso di Bruscolotti, la nazionale non l'ha mai vista, ma Bruscolotti valeva quelli che erano nazionali. Però una volta si prendevano quelli dell'Inter, del Milan, della Juve perché erano abituati a vincere, perché erano giocatori importanti. Ferrario, lei si è definito un calciatore normale, ma un calciatore normale come vince uno scudetto, una Coppa Italia e con una società gloriosa come il Napoli riesce a mettere insieme 300 presenze dal 77 all'88 ed essere il terzo calciatore di tutti i tempi nella storia di questo club molto importante per numero di presenze? Ma la vince con la professionalità. Io non avevo grandi mezzi, io non ero un fenomeno, ma questo me l'hanno sempre detto anche i miei primi dirigenti, soprattutto Sogliano che ho avuto a Varese. Lui mi ha detto: tu non eri un fenomeno, però io a quei tempi bastava un po' quello, avevo la testa per poter provare a tentare di fare quello che ho fatto. Io sono sempre rimasto uno normale, un tranquillo, uno beato, non facevo interviste, ma questo a volte però diventa un limite perché io probabilmente se avessi avuto un altro tipo di carattere. Magari potevo fare di più, magari di meno, però io quando mi dicevano senza aver vinto niente, ma tu non hai vinto, ma io avrei augurato a chiunque, al ragazzino, a dire tu incominci e fai la mia carriera, senza vincere niente, ma la fai in Serie A, la fai con tutte le nazionali giovanili, la fai solo, ti manca, tra virgolette, la nazionale maggiore, ma lì, ripeto, era una questione proprio di cultura del calcio italiano. Quindi io, ripeto, io sono stato un giocatore, ho fatto a livelli così importanti perché poi ho avuto la fortuna di andare in un ambiente, in una città a 17 anni, che per me era un altro mondo una volta, però io mi sono trovato benissimo, mi sono adattato, la gente mi ha rispettato per quello che erano le mie idee, io ho rispettato loro sul campo e ho avuto la fortuna di fare quello che ho fatto e vincere quello che ho vinto. Con il Napoli ci sono state tante sfide contro l'Udinese, davvero molto belle, ricche di gol, due su tutte, 83-84, 2-1 in quella circostanza, gol di Ferrario su calcio di rigore dopo averne sbagliato uno. Allora, posso raccontare una. Io difatti, io bene o male, quella partita l'Udinese giocava per andare in Coppa Sì. UEFA. Noi non ci giocavamo niente di particolare. Arrivò il primo rigore, io di solito li avevo sempre fatti, l'ho calciato e quando l'ho calciato fuori perché non ero sicuro dove calciarlo, perché credo che in porta ci fosse Brini, che poi l'ho avuto come compagno anche ad Avellino, che era bravi sui rigori. Io non ero sicuro, l'ho tirato fuori. Mentre ritornavo verso il centrocampo, gli stessi giocatori di Udinese mi dicevano: dai, non ti preoccupare, non ne fa niente. Poi dopo è arrivato il secondo, io mi sono ripresentato perché Gol. problemi.
ho fatto gol, lì abbiamo vinto e lì abbiamo, ma non mi ricordo se poi l'Udinese riuscì ad andarci lo stesso, non me lo ricordo, però quella che ricordo anche tanto bene è quella del 4-3 a Napoli. L'anno dopo, grande acquazzone, campo quasi impraticabile, me lo ricordo perché noi facemmo una settimana di ritiro a Vietri sul Mare, e il presidente voleva cacciare Marchesi. Fortunatamente per noi c'era Diego, che aveva personalità, si alzò e lì dimostra la forza, la bravura, la grandezza di un compagno di squadra che è un grande. Si alzò e disse: presidente, lei non deve cacciare questo allenatore, la colpa è mia e dei miei compagni. Rimase, avemmo la fortuna, perché siamo stati fortunati a vincere quella, e da lì non perdemmo più. L'anno dopo arrivò Bianchi e il Napoli arrivò poi dopo a fare qualcosa. Ferrario, già da lì l'Udinese fu brava a scegliere i giocatori giusti per il progetto Udinese, per il tipo di realtà che è l'Udinese. Aveva dei grandi calciatori, ma li ha saputi scegliere bene. Ragazzi, già quei tempi, l'Udinese, io ogni tanto, ripeto, sono fuori, ma da fuori ogni tanto mi faccio i discorsi da soli con i miei figli. Cioè, l'Udinese è trattata come una società di provincia. Dico, è vero, è provincia, perché non è l'Inter, la Milan. Però ragazzi, l'Udinese, a Udine basta solo un nome per dire chi è passato, per dire cos'è l'Udinese, così come a Napoli. Ragazzi, c'è stato Zico con tutti quegli altri, perché poi io dico Zico, ma ragazzi, Miano a quei tempi, Livio Pin, Attilio Tesser, Briniste, ragazzi, sono passati dei giocatori che poi hanno fatto, non è che erano piripicchio. Quindi l'Udinese, è certo, era una società a dire, perché in Italia funziona così, ma l'Udinese società e l'Udinese squadra è sempre stata una buonissima squadra. Poi sicuramente adesso, io anticipo forse te, l'Udinese adesso dopo quest'anno, sai, però tutti si aspettano. Ma l'Udinese, ragazzi, questo, un campionato così ci sta nella norma. Anzi, secondo me sono stati bravi comunque a salvarsi, comunque a tirarsi fuori dai problemi. Perché il problema non è tanto l'allenatore, il problema è che questo vale in generale nel calcio. Chi fa bene un anno, l'anno dopo può sbagliare qualcosa. Il giocatore più importante ha avuto mille problemi, che è Di Natale. L'altro, Muriel, non ha reso per quello. Ma l'Udinese, basta ma tutti i giocatori qualche problemino. L'allenatore, certo, l'allenatore è lo stesso. Aveva la stessa mentalità, gli stessi allenamenti, le stesse cose degli anni che andava bene. Ma la dimostrazione è che poi alla fin fine contano i giocatori, come stanno, come non stanno. Quindi io credo che l'Udinese si sia preso una grandissima dimensione, e i tifosi dell'Udinese, io sono stato a Udine perché andavo spesso, perché con Attilio Tesser a Novara andavo a vedere le partite e venivo spesso, e difatti notavo che c'era un po' di ogni tanto qualche borbottio. Io dicevo, io poi uscivo e dicevo, vabbè, borbottano, ma questi sono là, sono in alto, non sono con le squadre che lottano. Male che gli andava, erano a metà classifica. Quindi la realtà dell'Udinese è grande società, sicuro, giocatori sono passati, quindi le squadre sono state buone. L'allenatore, secondo me, se rimane può essere di aiuto grandissimo, perché in Italia abbiamo la cultura, 2 o 3 anni poi è giusto che cambi, no? Sì. Noi dobbiamo prendere come capita il Manchester, come capita le società straniere, che ti tengono per 20 anni, perché tu sei di un aiuto importante per chi arriva, quello che arriva. Lo stesso Guidolin, faccio l'esempio, se dovesse andare via, secondo me qualche problemino lo potrebbe, è bravissimo, ma qualche problemino lo può avere. Mentre qui conosce, funziona, ormai conosce tutto, si adatta. No, se la società è forte, perché poi l'allenatore bravo ha una società forte alle spalle. Se la società è forte, sì, può rimanere Guidolin fino a 70 anni, perché lui sa come funziona, conosce tutto, quello che arriva ha un aiuto, e secondo me l'Udinese può fare bene. Questo secondo me è l'eccezione. Non è l'eccezione essere arrivati terzi, quarti, preliminari, no, l'eccezione è quest'anno, che io lo spero e me lo auguro per l'Udinese, chiaro. Ferrario, ha detto bene, Guidolin ormai è un'istituzione a Udine con l'Udinese, allena da tanti anni i bianconeri, ma dal suo punto di vista, dopo tutti questi anni sulla stessa panchina con lo stesso club, dove hai anche ottenuto il massimo, se vogliamo, possono venire meno le motivazioni? Beh, questo è un discorso che bisogna prendere Guidolin col presidente, con la società, e vedere se io è più una cosa nostra, ripeto, io mi ripeto quello che ho detto prima, è più nostra, perché noi incominciamo a parlare di stimoli, di ragazzi, ma tu sei comunque stipendiato, sei pagato, bene o male
se hai accettato quel contratto, bene. Perché ti devono mancare gli stimoli? Cioè, io voglio dire, io divento matto perché io ho vissuto su questo. Anch'io ho fatto delle buonissime stagioni, ma non è che quando facevo le buonissime, poi dopo dico, ah, mi manca un po' gli stimoli, vorrei cambiare. No, io gli stimoli li devo trovare lo stesso. Devo essere io. Cioè, siamo noi persone che sbagliamo qualcosa e quelli fuori ci giustificano. Perché quelli che poi fanno i come, sì, non ha stimolo, è giusto che cambi. No, tu hai avuto la fortuna di trovare questa persona nella società, la società buona. Ma io gli stimoli li trovo lì. Certo. Poi, al limite, cerco, i giocatori non lo capiscono. È vero che questo è un calcio diverso, quindi il discorso... Ma ragazzi, il giocatore non può stare a Udine. Vai dove vuoi, che me frega a me. Ma è... Cioè, ripeto, io sono un po' magari... terra a terra e demagogio, però dico, ragazzi, tu sei pagato comunque, e che? Perché devi non avere lo stimolo di fare ancora? Magari tu fai il tuo mestiere, perché non devi avere lo stimolo di dire, no, io devo arrivare ancora là in alto, ah, ma tanto sono qui, poi magari vado di là. No, allora bene, via, non deve essere un problema cambiare i giocatori. Cioè, io credo che molte volte le società siano prigioniere di questo fatto. No, uno è una vita che è lì, non ha più stimoli, però è una bandiera, ho capito, ma se lui è così e poi mi tira altri due o tre, io sono morto, io finisco, ma non finisco perché cambio io, finisco perché, ma lo stimolo chi te lo dà? Ripeto, io credo che indipendentemente da tutto tu non puoi non avere stimolo, giochi a calcio, giochi, fai un gioco, poi può essere tirato, puoi avere mille tensioni, ma è un gioco, e non hai stimoli a giocare, grazie, ah però poi va via e diventa bravo, ragazzi, ma... Però preferisco che diventi bravo di là, ma che non rovini me. Certo. Perché se questo rimane, e bene o male mi insinua, perché magari gioca meno, non ha più voglia, poi ne tira uno, ne tira due, ne tira... Non ne hai più uno, Ne tiri fuori sei o sette, sei già problema. Ferrario, possiamo però dire che questa squadra, per qualità di rosa, per qualità dei singoli, vale di più dell'attuale posizione in classifica? Sì, secondo me sì, cioè, ma credo lo sappiano anche loro. Ripeto, spero per l'Udinese, ma secondo me è stata una stagione dove un infortunio, una cosa, qualcosina che comunque può essere che dentro, io non lo so, io parlo da fuori, loro sapranno perché quelli dentro lo sanno, quindi sono loro che devono riuscire a dire ma perché noi lo sanno, quindi secondo me per quello che hai tu potresti tenere la stessa rosa e l'anno prossimo non dico vincere il campionato, ma essere magari a giocarti come gli altri passati qualcosa. Poi teniamo conto che quest'anno le prime due, io metto anche il Napoli, le prime tre contro di loro, punti ne fai pochi. Cioè fai conto che l'Udinese magari con la prima o con la seconda, la terza, gli altri anni, 4-5 punti di qui, 5-10, avevi adesso 50-59 punti. Cioè sì. Sono dei conti che non si fanno. Però cioè, quest'anno le prime due non li batti mai, perdi sempre e ti mancano quei punti. Oltre a quello che ho detto prima, io credo che dentro lo sanno. Io a volte quando i giornalisti sento dire, ho sentito, ma da noi non usciva niente, ci chiudevamo nello spogliatoio, neanche l'allenatore volevi, e il calcio è cambiato, per carità. Ma noi quando usciva qualcosa che non volevamo, ci chiudevamo nello spogliatoio per tre ore, chi era stato a far comunque qualcosa? Se no ti sei... Cioè no, l'allenatore va in difficoltà, non è l'allenatore che peggiora, è che l'allenatore va in difficoltà, perché le chiacchiere che escono, il giocatore, come fai a trovare lo stimolo? Certo, se a te continuano a dire non giochi mai, sei bravo, non giochi mai, come mai, e lo stimolo ti spassa, devi ragionare te, ti trovi bene, ma io come fai, questo a parte, come fai a non star bene a Udine? Ferrario, il suo saluto all'Udinese, a Udinese Channel, ai tifosi bianconeri e un pronostico, non tanto per questa stagione che volge al termine, quanto per il futuro più immediato. Dal suo punto di vista, dove potrà arrivare l'Udinese? Ma io l'Udinese credo che ormai si sia consolidata, non è un modo di dire. L'Udinese, società, squadra, io mi auguro che Guidolin rimanga, allenatore, si sono consolidati, quello è. E quando tu ti sei consolidato, per andare sotto devi fare disastri tu, devi fare dei disastri. Quindi il mio augurio è all'Udinese. Poi credo anche che anche questo fatto di fare comunque lo stadio che si avvicina, pur con tutta la freddezza del mondo, però a Udine potrebbe tornare qualcosa di positivo e di buono. Quindi
Io ripeto, per me l'Udinese è sempre stata una società simpatica, non lo dico da adesso, perché quando io ancora giocavo qualche volta era stato detto che avrei potuto andarci, ma io ci sarei andato di corsa, e non era l'Udinese, perché secondo me è l'ambiente massimo per un giocatore, ma il giocatore deve capire che questo ambiente massimo non ti permette però di dire ah io sono qui, sto bene, ma frega niente, no, tu devi dare per questa gente comunque. Come fai al sud perché ti sono più attaccati? Qui non ti sono attaccati, ma quando poi giochi, tu giochi per loro. Tu devi, hai la maglia dell'Udinese, non hai la maglia del Piripicchio. Quindi io l'augurio per l'Udinese è quella che ritorni dove è giusto che sia, che non è questo, non è in altissimo, ma che sia a giocarsi le posizioni importanti. E ripeto, ritorno sui giovani, io credo che l'Udinese qualche giovane decente ce l'ha, decente, rimango a decente, ma secondo me e c'è già un giocatore che io non lo sapevo che era dell'Udinese, mi avevano mandato a vedere Svizzera-Croazia Under 21 e giocava Widmer. Io non lo sapevo che era del, infatti quando sono andato a casa, per quel che conta o conto niente, io ho detto questo è un buon giocatore per le sue caratteristiche, quindi l'Udinese ha continuità sotto questo profilo, perché sicuramente qualcheduno andrà via, ma secondo me dietro qualcosa c'ha, ma con tutti gli osservatori, con tutto il modo che ha la società di lavorare, trova sicuramente da dare a Guidolin la possibilità, senza però pretendere, o Guidolino chi per esso, che con quello faccia, perché ragazzi, se no vuol dire che si perde, e se perdi la realtà delle cose, retrocedi. Quindi io credo che non solo all'Udinese società, ma anche alla gente dire, siccome siete poi anche gente equilibrata, dovete essere anche nel calcio. Il calcio non è diverso dalla vita normale. Il calcio è uguale. Anzi, il calcio ti porta più a depressione o a cose. No, tu devi stare lì. E stando lì, vedrai che le soddisfazioni l'Udinese se le ritoglierà ancora.